Ok, facciamo questa cosa tutti di un scatto. Vita. Tra poco dovrò affrontare Sarge, ma prima devo far fuori tutti i mostri. Questa stanza, che c'è un casino di quelli rari. Questo è il momento in cui questo gioco comincia veramente a prendere passo, Nonna. Livelli più difficili assolutamente, ma di gran lunga. Questi punzecchiatori laggiù. No. Sono più pronta perché a destra e a sinistra e poi lo stesso stronzo. Qui è finita la vita, madonna. Il razzino, i ragni pure, i ragni ci stanno, graffiano. Ok, dopo aver fatto fuori questo, madonna, devo andare avanti nella stanza centrale dove ci sono altri lezzi che mi attendono. Prendiamo tutto quello che c'è. Ragni ancora qua. Sì. Guardo dentro la tua anima e vedo che hai paura, sì, parecchia paura, certo. Ma proprio tanta di quella proprio in abbondanza. Dai, su, buttaci il mostro, sgancia. Madonna. Ecco qui però, ecco l'evocatore, madonna, no. Comincia a evocare melo ovunque. Gente proprio in massa. Ma questi rompono, scompaiono, ricompaiono. Ragni poi, quel ragno aveva fatto il giro, guarda. Soul Cube. Sì, e sparisce, ma ancora vivo quello. Che liscio. Il fuoco liscio. Ah, Piero che si muove. Madonna. Quasi, quasi. Ok, è morto, bene. Ora non evoca più nessuno. Cerchiamo di andare avanti, ecco. Ora, aspetta, che qui non c'è nulla. Qualche munizione, sì. Munizioni per rotellone. C'è qualcos'altro, un po' d'armatura. Ho preso le granate. Un po' di plasma. Io devo ripulire bene queste stanze perché i colpi servono. Non posso rimanere a secco proprio ora. Bene, ok. In questa stanza invece c'è questo ponte qua che devo spostare in giù, prima cosa. Per raggiungere le zone qua intorno, vedi? Ora però, te pensi, arrivando a questo punto, cioè, non mi disturberà. Sì, invece sì, raspano anche sul ponte, va. Ti vai sul ponte, qua c'è il cervello volante, c'è. Madonna, la noce al volo? No, quasi, quasi. Bastardo, l'ha schivato. Ecco, ora spuntano due. Madonna. Usiamo la Soul Cube là perché sennò qui si rischia troppo. Essendo sul ponte non ho... Madonna. Non ho lo spazio giusto per schivare i colpi. Quindi devo stare attento. Ecco, vai. Ok, vediamo un po' dove andare. Andiamo a storage prima. Tanto devo andare anche da altre parti. Quindi più o meno la stessa cosa, però vabbè. Ecco, qua nasce uno stronzo alle spalle. Qua che peccio di merda. Giù invece ci sono, guarda, uno. Non è che è da solo, no, guarda. Poi c'è l'altro dietro, il suo amico. No, dove sei? Eccolo, guarda. Madonna. E il terzo bastardo. Qui se non vieni preparato sono cazzi tua, tre di fila. Musti, adesso dammi i colpi del BFG e magari mi dai anche l'arma, testa di cazzo. Ancora no, Là dietro c'è uno scheletro, si sente. Si sentono i versi, guarda, bestia, mostro. Adesso devo prendere subito la Soul Cube perché c'è un evocatore che spawna in mezzo alla stanza. Crepa. Sgancia la vita. Lì bisogna farlo fuori subito, se no non si può uscire di qui. Plasma c'è al massimo, madonna. 550. Torniamo al ponte. Qualcun altro che deve nascere? Sì? Qualche pezzo, madonna. Inevitabile. Inevitabile. Adesso andiamo al server bank. Server bank perché... Aspetta, Ok,
la fermata è qui. Madonna cara, ci siamo quasi, Sarge! Sto arrivando! Sei pronto? Io spero di sì, perché... ti squarto, madonna cara! Volevi! Alle spalle! Grinzanosci, alle spalle, poi davanti, quell'altro che sale! Guarda, sentono i passi, tac, tac, tac. Tanto ti ferisco. Dai su, apri la porta, vieni. Pensavi, eh? Bisogna anticiparli. Ok, qua giù invece, vediamo un po' cosa c'è. Il ragno. Ragni sulle scale. Mostriciattolo. Donna. Sarge, sto arrivando, sono pronto. E molti di voi che avete, insomma, giocato a Doom 3, sarete ben al corrente del fatto che il boss Sarge non è neanche tanto facile. Anzi, è un raspone di merda. È proprio... è un boss veramente palloso, devo dire. Donna. Facciamo fuori questi ultimi imp sganascianati che qua che saltellano. Ok, dammi il plasma, sono rifornito al massimo. Ho preso il PDA. Ecco, con questo PDA ho accesso alla stanza del server centrale. Mi pare che si chiami così, insomma. Adesso devo tornare al ponte. E devo andare appunto da Sarge. Devo aprirgli il culo con le mani, così proprio. Madonna. Dai, largo. Largo. Ci saranno sicuramente altri cervelli qua, volanti. No, non ce ne sono. E adesso possiamo andare al Central Processing. Central Processing, dai su. Ecco, ecco, Lezzi, lo sapevo. Bestie, però tanto entro, va attaccata a sto cazzo. Comunque ragazzi, in modo... Madonna, ancora spammare là fuori state. Suini, schivate. Oddio, è entrato il sorcio. No? Oddio. E mori. Basta? No, ancora lì? Schianta! Mori, soffri! Ancora... Madonna, sti proiettili di merda. No, no, finché non sei morto non sono contento. Ok, sei morto. Dicevo, c'è un solo modo per sconfiggere questa testa di cazzo di Sarge a questa difficoltà. La difficoltà massima, incubo. Ed è quella di praticamente fare uno scambio veloce tra Soul Cube... e lancia razzi, bestia, muori. Madonna, ora devi spammare razzi. Ecco bene, vedete? Dovete praticamente tirargli prima la Soul Cube e poi spammargli razzi facendogli saltare il colpo che tira del BFG. Perché questo boss è un pezzo di merda. Se non fate così morirete istantaneamente. E come vedete mi ha sganciato finalmente il BFG, l'arma che mi mancava. Finalmente ce l'ho, questa è l'arma sicuramente di gran lunga più potente del gioco. Però i colpi per l'arma stessa sono abbastanza rare. Però la potenza c'è. La potenza, la zona. E ragazzi, abbiamo finito ste livello. E Sarge l'ha preso in culo. Proprio. Non ha fatto neanche in tempo a colpirmi una volta. Proprio bestioso. Ed eccoci qua al prossimo livello. Madonna ragazzi, voglio fare l'Leatherface, basta. Ora mi sono rotto i coglioni. Guarda, quello che spunta da sottoterra pensa di farmi male. Madonna. Allora, intanto qualche razzetto te lo toglie nessuno. Schifoso. Madonna. Ti divido, madonna. La motosega, guarda, da usare con cautela. Madonna. No, no, bestioso mostro. Merda, mi è andata bene. Poi spawnano alle spalle. No, no, ormai, guarda, bisogna farsi un'idea mentale di madonna cara dove appaiono i mostri. Solo così puoi prevedere tutto. Madonna, guarda, anche te pensi di essere presente? Ti tagliuzzo, madonna cara, come una fetta di carne. Qui c'è un altro Death Knight, Hell Knight, quel che è. Ricarichiamo il lanciarazzi. Madonna, 1, 2 e 3. 4, anzi. Sono resistenti, quei bestioni, ma veramente. Guarda, però
Basta non prenderli alle strette, sennò sono cazzi. Ecco qua. No, mostro. Anche qua ci sono dei spawn un po' pallosi. Guarda, una stanza piena di gente. Questo cervello intanto va giù. Poi c'è questo bestione. Di nuovo. Quella sfera verde. Madonna, se vi colpisce ammazza all'istante proprio, eh. Non è che... non è che ne so, due colpi. No, un colpo solo. Madonna, te ti frizzino, mezzennina. Vai giù. Vai giù. No, oddio, mi è andata bene. Emanata al vuoto. Oddio, è sparito. È sparito nel nulla. Non mi posso fermare, devo andare sempre avanti. Sempre... ecco, qui c'è l'evocatore. Questo dobbiamo farlo fuori al volo, così. Zacchete. Pem, 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 pem. Ogni sezione di ogni livello, come vedete anche dal video stesso, va gestito. Devi sapere che arma usare, quando usare la Soul Cube. Perché ci sono dei momenti, vedi, poi se viene lo stronzo alle spalle. Tipo, qui c'è un altro, prendiamo la doppietta, ta, nel muso. Ecco, poi accanto a quella vita lì apparirà un altro stronzo, vedi? Che deve morire al volo. Una persona che arriva lì e fa livello così, senza badare al posizionamento, non è facile farcela, guarda. Ci devi studiare un po' i spawn, vedi qui, madonna, mostro. No, vedi lì ho sbagliato un secondo, mi ha colpito. Poi un conto è sbagliare con un imp, un conto è sbagliare con un Hell Knight che ti manda direttamente a fanculo con una manata sola. Ma ci sta lo scheletrino. Madonna, il razzino di merda inseguente. Oh, tu vuoi esplodere, madonna. E ricarica, vedi. Poi qui c'è un mago tra le spalle, ovvio. Perché sennò sarebbe stato troppo comodo. Devo tornare indietro a recuperare della vita che sto a 15. Sto messo a barbone proprio. Devo recuperare almeno un pochino su questa health station. Anche se tempo che torno la vita già sarà scalata un po'. Però andiamo di tagliare. No, di qua non si può tagliare. Affanculo. No, comunque è più difficile, vi assicuro, di quello che sembra, queste sfere. Hai rotto le sfere. Madonna. Dobbiamo salire di qua. Praticamente in questa missione il nostro obiettivo è prima quello di richiamare il treno in quella stanza lì centrale e poi di levarsi dai coglioni. Soltanto che per ricamare il treno serve PDA, serve andare in posti schifosi. Ecco qui apparo Hell Knight. Vedi, andiamo via perché bisogna, vedi, è bastardo, perché devi far scattare lo spawn e poi allontanarti, perché il perché non serve che ve lo dico, perché madonna cara è ovvio. Te che cazzo vuoi? Ma levati da coglioni. Sghiaccialo. No, no, scherzavo. Bestia. No, no, no. Culo. Vabbè, ammetto lì che non mi sono ricordato di quello spawn in particolare. Mi stavo quasi per inculare. Quasi. Qui ci stanno un po' di maggot. 2 3. Madonna. No, no. Le mele non me le graffi, non oggi almeno. Madonna. Oh, e muore. Va bene, adesso devo ripercorrere mezza strada, tornare da dove era chiuso. Un altro scheletro. Sti razzi, madonna. Ok. Dobbiamo tornare indietro di qua. Che adesso col PDA si schiude. Io uno stronzo dietro la porta. Butto un razzo tra denti. Bestia, l'hai schivato? Mostro! Schiva quello. Anche qua? Schiva questo, madonna. C'è dell'altro qui? Mi sa di sì. Madonna cara, con 25. No, no, via. Prendiamo 20 di qua. Dai, che c'ho da prendere un treno! C'ho da prendere un treno che ancora però non è arrivato. Qui è chiuso, dove cazzo devo andare? Aspetta. Ah no, c'è qualcosa... no, qui c'è 75, meno male.
No, prima di andare qui devo tornare indietro e devo andare qui in quest'altra stanza. Merda, lassù c'è un bastardo. Bestia! Sta lì. Savi, eh? Vediamo qua giù che c'è qualcosina da prendere. Che c'è qua giù? Un po' di cartucce, vabbè, dai. Meglio di niente. Ascensore, prego. Secondo fottuto piano. Madonna, sto livello non è che sia. Non è brevissimo, eh. Tu sbagli una cosa poi, Madonna. Suzzo za capo. Ok, questo posto è marcio. Mezzo infestato da. Dalle forze infernali qua, Madonna. Sto entrando nei buchi del culo. Vedi, vedi qua. Madonna, perché l'avevo sentita lo scheletro dietro la porta? E adesso qui ci sono ancora quelle teste volanti, guarda, eh. Quassù. Guarda, ho fatto bene i compiti, mi ricordo tutto, Madonna. Ogni fottuto spawn! Pensa quanto cazzo mi sono incazzato con questo livello di merda. Adesso devo richiamare il treno dalla postazione che sta poco avanti di qua. Intanto alle spalle mi sta bacando. Vai giù. Vai nella lava, stronzo. Dice BFG. Abbiamo preso di nuovo il BFG. Che tra l'altro stavolta mi servirà, st'arma. Te pensavi che fosse per bellezza, col cazzo. Bene, abbiamo richiamato il treno, adesso torniamo indietro. Spero di farcela. Ecco qui, qui Madonna, c'è uno spawn che fa prudere le palle, guarda. Guarda, ecco, se esco da questa porta, mi si spawnano, Madonna, devo correre qui in avanti. Bestia! Che cazzo è che sta... Madonna! Madonna, non sei morto? Tu sei ancora vivo? Monna! Ricarica! Ricarica! Oh mio Dio! Ragazzi, ancora vivi? Fiero, eh. Ricarichiamo sta merda perché... No! Io alle spalle sento già... Vedi? Dove sei? Giugno Giuccio! Ci siamo? Ci siamo o no? Ok, entriamo nel buco del culo qua, merdoso pure. E usciamo di qua. Devo tornare indietro adesso. Dove c'era il treno? E non c'ho più un cazzo di vita, sto a 15, mostro! Però in teoria non ci dovrebbero essere altri intralci. Se non sbaglio, ce l'ho fatta. Riforniamoci dei plasma e leviamoci dai coglioni. Dai, come si fa a partire? Devo fare qualcos'altro per caso. Sai che non mi ricordo. Che palle. Madonna, che due Roberto Maroni però, eh. Che devo fare? E che devo schiacciare qualche pulsantino? Dio buono! Ah, si è chiuso? Pezzo di me. Cazzo si fa? Ah, ora lo posso premere. Prima non potevo, perché? Stronzetto, mi hai fatto sprecare un colpo, Madonna cara del BFG. E vabbè, dai, pazienza. L'importante è che ce l'ho fatta. Livelli davvero impegnativi, devo dire. E noi ragazzi ci becchiamo al prossimo. Segretino dietro. Al prossimo episodio.